Bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi il primo dei due wrap up delle letture del mese di maggio. Sono 6 libri, io non mi perderei in chiacchiere, mi tufferei subito. Vi ricordo che tutti i libri di cui parleremo oggi li trovate linkati qua sotto nell'info box. I link nell'info box rimandano ad Amazon e sono link affiliati. Se ci cliccate e acquistate qualcosa, una piccolissima percentuale arriva a me che la utilizzo per sostenere il canale. A sostenere il canale c'è anche la vetrina Amazon, la pagina Patreon e se avete voglia di andare a dare un'occhiata al nuovo sito www.saracantoni.it trovate i corsi online e anche i pensieri liberi, ovvero delle sorte di blog post, chiamiamoli così, sempre ovviamente a tema libri. Se andate, fatemi sapere cosa ne pensate, che aspetto sempre i vostri feedback. Dicevamo, vediamo i primi 6 libri del mese di maggio. Iniziamo velocemente con un libro del quale non vi parlerò molto perché è stato oggetto di un intero video la settimana scorsa per la serie Shakespeare su YouTube. Sto parlando ovviamente di Il demone di Shakespeare, cosa possiamo imparare da Cleopatra e Falstaff di Harold Bloom. È un saggio, anzi in realtà sono due saggi, uno dedicato a Falstaff e uno dedicato a Cleopatra, ad opera del professor Bloom, che ha curato 5 monografie, queste sono appunto 2 delle 5, su personaggi shakespeariani. È un saggio di tipo critico letterario, molto interessante, illuminante per alcuni versi. Se vi interessa andare ad approfondire un po' di più che cosa trovate qua dentro, trovate il video di settimana scorsa, vedo di farvi comparire anche la scheda e di linkarvelo nell'info box. Quindi non ci perderei altro tempo visto che ha un suo video apposito. Un romanzo che non appena ho scoperto che sarebbe stato portato in Italia, ho subito richiesto alla casa editrice, è Love After Love di Ingrid Persaud. L'ho portato in Italia edizioni EO, che me ne ha gentilmente inviato una copia in lettura. È un libro che ero curiosa di leggere perché avevo già letto in passato l'autrice scovando un romanzo che si chiama If I Never Went Home in una libreria di Barbados. L'autrice, che è originaria di Trinidad, si divide tra Barbados e gli Stati Uniti e le sue opere rientrano a tutti gli effetti in quelle che possono essere definite le letterature postcoloniali, ovvero che originano in nazioni di stampo coloniale, che poi si sono liberate, e mi incuriosivano sempre, mi hanno sempre incuriosita moltissimo, ma soprattutto era una di quelle abitudini che avevo preso durante i viaggi di recuperare sempre almeno un titolo di un autore local. Quella volta ero a Barbados e la libraia di questa piccola libreria mi aveva suggerito appunto la Persaud. Un elemento caratterizzante delle storie della Persaud, adesso che ne ho lette 2 penso di poterlo dire abbastanza tranquillamente, è che la dicotomia tra la vita sull'isola e la vita sul continente rappresenta una costante e diventa sempre anche specchio di quella eterna dicotomia che le letterature postcoloniali sempre mettono su carta, che è l'alternarsi noi loro, io l'altro, e quindi l'isolano e quello che arriva dal continente, la cultura dell'isola e la cultura altra. Ancora una volta qui lo ritroviamo. Lo ritroviamo in un romanzo che è durissimo, perché racconta più di una vita, ce ne sono tantissime di vite in Love After Love, senza fare sconti, non nascondendo niente, non concedendosi mai né a facili patetismi né a simpatie troppo spiccate, ma l'autrice è in grado di metterci davanti questi personaggi che noi possiamo riconoscere o meno come persone che magari abbiamo avuto modo di conoscere o perché no essere addirittura noi stessi, che vivono e si trovano a affrontare problemi a volte che ci sembrano molto leggeri, a volte che ci sembrano insormontabili,
La cosa interessante è che ogni problema ha la sua dignità, cioè nessun problema viene trattato come meno rilevante degli altri, anche se ci sono dei macro problemi obiettivamente qui dentro, perché si parla di alcolismo, di violenza domestica, di lutto, di vedovanza, di crescere da soli un figlio, di identità omosessuali in una cultura che rigetta completamente l'omosessualità, di rifiuto della propria identità da parte della famiglia, di ricerca della propria identità, di ricerca della propria autonomia, di fare i patti, di scendere a patti, non fare i patti, scusate, di scendere a patti con la realtà, di accettarla per quello che è, di saperla superare a volte, di figli che diventano adulti e quindi di figli che scoprono che i genitori sono delle persone esattamente come loro, come gli altri, con i loro difetti, con i loro sbagli, con i loro errori, la capacità, la necessità di accettare e di riconoscere questa cosa per poter veramente andare avanti nella propria vita, l'isola come luogo tradizionale, come casa, come anche in qualche modo culla, infanzia, il continente che invece è sempre un posto dove si perde questa dimensione più umana, più familiare, dove si diventa quasi invisibili, dove i problemi sono ingigantiti. Vi faccio un esempio, quando a un certo punto uno dei personaggi arriva sul continente si scontra con una realtà di povertà e di criminalità molto forte. Va a New York, New York è una città che ha avuto negli anni grossi problemi con la criminalità organizzata, ma anche con la criminalità più piccola, se vogliamo, e questa situazione viene vissuta come una macro situazione, in qualche modo ci lascia quasi pensare che sull'isola questo problema non ci sia. Anche se poi, se siamo attenti a leggere la storia, non è così, perché dall'inizio ci viene detto che Trinidad è sconvolta e squassata dall'interno da un'ondata sempre più crescente di violenza, di furti e di criminalità a tutti gli effetti. E è molto interessante come ci sia una doppia lente per vedere per le varie situazioni. So che non vi sto dicendo niente di molto preciso, non vi sto dicendo niente di molto preciso perché della trama non vi voglio parlare, sapete che difficilmente vi parlo della trama, sia perché è una cosa che si può trovare facilmente online, sia perché non sono qui per raccontarvi la trama, sono qui per darvi qualcosa in più. È un libro che fa male perché Ingrid Persaud segue le trame dei suoi personaggi qualsiasi piega esse prendano, anche quelle più dolorose. C'è autolesionismo a un certo punto, sono delle scene molto forti. Alcuni personaggi seguono la loro strada fino a dei destini che mai ci saremmo aspettati e che sono dei destini che sono un colpo al cuore, lo riconosco. Però io ho trovato ancora una volta la voce di Ingrid Persaud assolutamente riconoscibile, interessante e ancora una volta una capacità narrativa di raccontare un mondo come quello delle isole caraibiche veramente molto pregnante, veramente molto interessante. È un'autrice che mi ero ripromessa di tenere d'occhio quando avevo incontrato in inglese If I Never Went Home e che ha confermato quello che tanto mi aveva convinto in quel primo romanzo con questo Love After Love, quindi terrò d'occhio questa autrice, sono contenta che sia arrivata in Italia. E non c'è wrap-up senza una Astrid Lindgren. In maggio ho recuperato Emil, Astrid Lindgren con le illustrazioni originali di Björn Berg. Cos'è Emil? Emil è una raccolta di storie con come protagonista Emil. Emil è un ragazzino, un bambino anzi direi, piccolo, che vive nella Svezia rurale agli inizi del Novecento e in questo ritroviamo i tratti comuni a tutti i personaggi lindgreniani. Come tutti i personaggi lindgreniani è un bambino curioso, vivace, intelligente, astutissimo, molto sincero.
come tutti i bambini lindgreniani, vive in una famiglia che gli vuole molto bene, che accetta in qualche modo le sue peculiarità. La mamma di Emily dice più volte che loro gli vogliono bene così com'è, nonostante sia un discolo, nonostante ne combini di tutti i colori. Le marachelle di Emil sono fondamentalmente dettate dalla curiosità, dalla vivacità, anche in qualche modo dalle buone intenzioni. È un libro perfetto già per i bambini della scuola primaria, che sicuramente non potranno evitare di ridere a crepapelle davanti alle avventure di questo bambino che a un certo punto infila la testa in una zuppiera e non è più in grado di uscirne, che decide di appendere all'asta della bandiera della fattoria la sorellina più piccola perché possa vedere l'orizzonte, che ne combina di tutti i colori eppure rimane quella che potremmo definire una deliziosa canaglia. È un recupero molto interessante, visto che siamo in estate oramai. Se cercate qualche lettura un po' divertente da fare con i vostri bambini della primaria o da far fare a loro da soli, secondo me questo è una buona idea, sia appunto per la struttura episodica, che quindi rende anche adatto a, non so, a leggerlo la sera, a leggerlo sotto l'ombrellone o a casa nelle ore più calde quando non si può uscire magari, secondo me gli piacerà. E parliamo invece di un candidato al premio Andersen 2021. L'Ippocampo mi ha inviato, dopo che gliel'ho richiesto appunto per la candidatura, Murdo, il libro dei sogni impossibili di Alex Cusso con le illustrazioni di Eva Offredo. Questo è un gioiellino. È un gioiellino perché Murdo, che è questo Yeti, ci racconta 60 sogni impossibili e attraverso questi 60 sogni, 59 più 1 effettivamente, ci racconta anche di se stesso. È un libro molto poetico, quasi filosofico direi. I sogni di Murdo spaziano dall'assurdo al ridicolo, al filosofico, al divertente, al malinconico. Sono riflessioni. Questo è un bellissimo esempio di quei libri da tenere sul comodino e da leggere una volta ogni tanto, come se fosse una raccolta di poesie. Le illustrazioni sono bellissime, sono molto colorate, essenziali, ma arrivano dirette al punto. L'ho trovato quel misto di poesia, filosofia e riflessione che secondo me coinvolgerà moltissimo i ragazzini. Loro lo hanno presentato nel target tra i 6 e i 9 anni ed è sicuramente molto centrato, ma io direi dai 6-7 anni, quindi dai primi anni della scuola primaria in su, perché è un libro perfetto anche per i ragazzi delle medie, per esempio, e anche per gli adulti che hanno voglia di ritrovare un po' di quello spirito filosofico puro, proprio quelle riflessioni non mediate. Vi faccio un esempio, lui dice: se la notte fosse di carta, mi piacerebbe strapparla in mille pezzi, ne farei tanti coriandoli, poi conserverei i coriandoli in fondo a un grande cappello, e nel primo pomeriggio, steso sull'erba, ne prenderei una manciata, e la lancerei in aria, perché ho sempre sognato di fare la siesta sotto le stelle. Ora, sembra, vedete quando vi dico che sono quelle riflessioni immediate, cioè non immediate, perché sembra semplice, ma se la lasciate depositare, lascia sempre qualcosa. Il sogno tempestai dice: ho sempre sognato che i miei ricordi si trasformino, vorrei che fossero semi di mela. Quando i ricordi non mi starebbero più nella testa, ne seppellirei una parte sottoterra. I miei ricordi finirebbero per germogliare. Un giorno o l'altro i miei ricordi fiorirebbero per dare bellissimi frutti. Io alzerei un po' il target, più lo rileggo e più ci penso. Secondo me i bambini di 6 anni, per alcuni di questi sogni,
sono un pochino acerbi, mentre invece dai 8, 9, 10, 11, 12 anni secondo me è perfetto, ma come avete visto è, secondo me è perfetto anche per gli adulti, per noi sognatori un po' più grandi. È bellissimo. Ho sempre sognato che il mio sorriso sia una maca. Sarebbe un sorriso grande e comodo. Ci terrei dentro tutti i miei amici all'ora della siesta. Veglierei sul loro sonno, stando attento a non fare smorfie e a non ridere. Cadendo dal mio sorriso, gli amici potrebbero ammaccarsi il sedere. Per offrire loro il più tenero dei miei sorrisi, resterei concentrato fino alla fine. Io lo trovo delizioso. Faccio fatica a definirvelo, perché come avete visto sono proprio una raccolta di sogni, di pensieri liberi. E l'ho amato moltissimo, veramente un bellissimo volume. Poi sapete che oramai da più di un anno sto approfondendo la letteratura per l'infanzia e quando ho saputo che le edizioni Clichy stavano pubblicando nella loro collana Sorbonne, che trovo sempre molto interessante, un saggio dedicato a Gianni Rodari, ne ho chiesto una copia, me l'hanno inviata ed eccolo qui. Gianni Rodari, il bambino sovversivo, a cura di Giovanna Ceccatelli. L'ho trovato interessante, devo ammettere che avendo approfondito molto la figura di Rodari, conoscendola già prima come lettrice e poi appunto come lettrice adulta, non ho trovato, come dire, cose rivoluzionarie all'interno. Però è un'ottima introduzione, soprattutto se non conoscete o conoscete poco Gianni Rodari. Perché la Ceccatelli ci racconta, c'è una breve biografia e poi c'è questo saggio che si chiama appunto Il bambino sovversivo, dove la Ceccatelli riassume brevemente, ma in maniera molto precisa, il pensiero di Rodari. E quindi cosa c'è alla base della sua opera e del suo lavoro. L'ho trovato interessante, ci sono degli spunti che vorrei approfondire in particolare. Diciamo così che è una buona introduzione alla figura di Rodari, sicuramente non ha la pretesa di essere un testo specifico e approfondito, vuole proprio essere un'introduzione alla filosofia e al lavoro di questo straordinario uomo. Nella seconda parte, che si chiama Parole e immagini, c'è una selezione di opere, di stralci di opere, ci sono delle filastrocche, dei brani di discorsi di Rodari, ci sono le favole al telefono, un paio di favole al telefono, ci sono stralci dal libro degli errori, da altre delle opere di Rodari, ci sono anche qualche lettera, qualche testo libero scritto da Rodari, molto belle le fotografie che fanno da corredo, quindi per esempio le foto del viaggio a Mosca nel 79, ma anche riconoscimenti ottenuti, Rodari al lavoro nelle scuole, Rodari con i bambini, insomma, qui per esempio nella redazione dell'Unità. Allora, sicuramente chi ha già approfondito la figura di Rodari non troverà probabilmente informazioni nuove, cose inedite, però potrebbe essere interessante averlo anche solo come ulteriore documento. Se invece vi serve qualcosa per approcciarvi, per vedere un attimino di chi stiamo parlando, questo può essere una buona idea. E ho lasciato per ultimo il libro, il romanzo più particolare che ho letto nel mese di maggio, ovvero Il piccolo regno, una storia d'estate di Wu Ming 4 per Bompiani. Questo è un romanzo che viene inserito nella narrativa per ragazzi, perché i protagonisti sono dei bambini. Io credo che l'unico motivo per cui viene catalogato come narrativa per l'infanzia sia proprio per ragazzi più che per l'infanzia, perché questo prima delle scuole medie, io secondaria di primo grado assolutamente no, è proprio l'età dei protagonisti. Siamo negli anni 30 in Inghilterra e ci viene raccontata l'estate di un gruppo di bambini che, come spesso capitava in quegli anni, lasciavano la città per trasferirsi in campagna durante l'estate.
La campagna rappresentava quindi l'abbandono delle regole, delle abitudini della città e anche una ritrovata libertà per i ragazzini che potevano vagare liberamente per i campi, la foresta e quant'altro, quanto circondava la tenuta, la proprietà. A fare da sfondo il ritrovamento di tumuli funerari che nella campagna inglese risalivano tendenzialmente all'epoca vichinga. Ci sono stati anche fatti dei film per capire se sono delle specie di montagne di terra all'interno delle quali sono state ricavate delle tombe vichinghe. In genere ci sono le navi, c'erano i tesori e chiaramente gli scheletri dei guerrieri che venivano sepolti con la loro nave tirata a riva e i tesori che avevano conquistato, con i quali sarebbero andati appunto nell'aldilà vichingo. Chiaramente cosa succede? Che alla scoperta di questi tumuli segue una certa frenesia e i bambini decideranno di andare a vedere cosa c'è in uno di questi tumuli. Lì si inserisce un elemento che chiaramente definirei perturbante, nel senso che non è un libro dell'orrore, ma è un libro fortemente inquietante, perché ricalca quella che è la tradizionale leggenda che parla della vendetta del vichingo, la vendetta più che altro da parte del defunto nei confronti di chi trafuga il tesoro, di chi viola la tomba. Ma va oltre perché i ragazzini scopriranno altre storie perturbanti e turbanti nel corso di quest'estate, segnata dall'ingresso nel tumulo che avrà tutta una serie di conseguenze in un contesto comunque già fortemente turbato, perché comunque siamo negli anni 30, ci sono le lotte operaie, c'è la guerra in Europa, iniziano i preparativi, iniziano le grandi dittature, l'ambiente non è sereno, ci sono i raid della polizia, la città è scossa dalle lotte operaie, è un contesto che già di per sé è esplosivo, che poi nell'incontro tra la contemporaneità e appunto questa credenza antica, questo elemento antico che diventa poi ultraterreno in qualche modo, esplode, detona con dei risultati incredibili. È un romanzo che tiene veramente incollato e che mozza il fiato. Le ultime 50 pagine, direi, sono un vortice di sensazioni incredibili perché l'autore svela molte cose. Lo fa con una grandissima sapienza, cioè ci ha portati fin lì, noi siamo sull'orlo del burrone, del baratro, e ci lascia andare, cioè proprio ci schiantiamo totalmente davanti a queste rivelazioni che danno finalmente un senso a tante cose che avevamo letto fino a quel momento, cose alle quali magari non si era neanche data la giusta rilevanza, e improvvisamente tutto è chiaro nella sua drammaticità. Incredibile, veramente una chicca, cioè questo è veramente una chicca. Se però lo affrontate come se fosse un libretto per bambini, state sbagliando romanzo, cioè questo è un romanzo, punto, tout court. Anzi, lo ribadisco di nuovo, attenzione, non datelo in mano a bambini troppo giovani o troppo suggestionabili, secondo me, perché è veramente sull'orlo, è veramente quel perturbante che non è l'horror, che quindi si riesce a scindere in maniera molto netta fantasia e realtà. Qui è molto sottile il confine. E quando il confine è labile e le cose si mescolano, i mondi si mescolano, diventa ancora più scomodo, ancora più da brivido, ecco, in quel senso lì. Mi è piaciuto moltissimo, se non si fosse capito, mi è piaciuto moltissimo. Bene, questi erano i primi 6 libri letti nel mese di maggio. Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi titoli, quali sono state le vostre esperienze di lettura. Se avete letto qualcosa di assolutamente imperdibile che devo recuperare, qua sotto nei commenti.
Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi mando un bacione e vi do come sempre appuntamento qua sul canale quando capita per parlare di libri. Ciao!